R3 per liberarti dallo stato di congelamento. L'attacco L'attacco è cosmico. misto. Quindi in teoria dovremmo andare di qua. Eh sì. Ah, no, perché ti lancio all'indietro? Penso di qua. Eh sì, tutti di là vedono la cassa. Qua c'è un punto esclamativo. Eh sì, allora è questo. Storico, eccolo qua. Sì. Storica. Sì. Buonasera, buonasera. Lei. Bella dead. Guardi gli anaconda. No, è arriva il morto. Voleva pescare. Che mi è mezzo che sono parlando di anaconda. Ah no, 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 Beh, se aspettate che ti animavo io. Usato così.
anche a destra, però. Dai che porco, metti i piedi giusti e quello è cattivo. Lì c'è una cassa. Ecco. Ci sono già loro. Prima di arrivare sera, io mi voglio raccogliere quante più informazioni. Voglio andare avanti.
Thank you.
si è pazzuccata la visuale dell'altra volta. No, mi piace quella che ho fatto la prima. E il problema è che posso andare solo dritto. Posso andare solo dritto. Ma no, mi dà la dove sta il video questo? Posso andare solo dritto io? Speciale ma ma non capisco perché fa così. Ma di chi è il gioco? Dei francesi, dio porco. E di ieri porco qui. Ma che? No, non so neanche che cazzo è. Mi continua a girare sto joystick. I joystick chi è che li fanno, porco dio? Cosa che non va. Minchia, ma preso. Allora, il litio. Il manganese. Solo quello ci rimane, il litio. Perché la creatura l'abbiamo fatta. Ci manca solamente l'enclave della foresta, sempre l'eredità degli autorider. Ma dobbiamo andare nella foresta, cioè non nella cava, mi sa che più avanti. Come si chiama? Continuiamo con la storia principale. Chi che ha fatto Outriders, sto parco? La Square Enix, porco dio! Manco fosse qualcosa che faceva schifo. No, porco dio, ma vuoi che sistema sti cazzi bug del merda?
dice di fare... Tieni premuto per spostarti. A fare per il litio, mi ha detto che fa la strada. Riesci a fare comunque se sto già sti collaborassi magari. Non è che sta collaborando tanto. Qui c'è una cassa. Sì. Domani mattina ci stai andando? Domani mattina sì, devo fare le sfide su letto. Sì, così io tanto mi sveglio presto. Cioè non devo andare a lavoro, non sono neanche andato stamattina. Ancora due settimane, che bello. No, poi siamo a casa due settimane. Moltrin. Che cazzo fa sto joystick? Qua c'è una cassa e c'è del litio. Aspetta, inventiamo più una scatola d'uomo. Libera qualcosa. Più spazio. Buttiamo via quello più schifo che ho. Questo. Oggetti selezionati. Quindi ne ho 30. Non ti colpia il 52, non facci due. Ah, però che era il materiale di là. Che con come fa vomitare il gioco, fa vomitare il gioco. Ha finito di finire da solo? Non sto schiacciando niente per un cazzo allo due. Ehi, capo, credi che il piano di Doc funzionerà?
Non mi sembri in cerca di rassicurazioni. No, era per sapere se puoi morire e stai cercando di trascinarci all'interno con te. Per Chan ha fatto la sua scelta, Jacob. Credo che tu debba fartene una ragione. Chissà se vivrò abbastanza da riuscirci. Voglio 500 minuti a cosa che ti piglio. Dovevi aspettartelo. Morto. Sono messo in campo a un po'. Ma non è morto di più. Mm.
Oddio santissimo. Oddio. Adesso è morto lui. Non sono ammazzare piccole. Che fanno qua dentro da solo? Posso sono messo? Ma c'è un minuto, ma quello è sempre dentro. Ho chiamato il joystick con i pugni, bellissimo. Devo soltanto sistemare il fatto che schiacciavo due da solo. Zaidi, ho il litio che ci serve. Eccellente, porta tutto così finirò di costruire il depuratore. Ma chi è Plankton, il Disposable? So io, so io. Il joystick dentro si è fatta la polvere, quindi impazzisce. Ma non ha senso, impazzisce così. Come si è risolto il fatto del garage? Non ha più problemi.
successo? Vogliamo la Cici su che picchia tutti. Mortal Kombat. Grazie. Non credo che... Oggi è il tuo giorno fortunato. E se venisse con noi? Se sopravviviamo, bisognerà proteggere la valigetta e me mentre non ci sei. Ascolta, vecchio. Io non faccio volontariato. Ma abbiamo bisogno di te. Non scherziamo. Ci sta fregando. È il suo modo di infiltrarsi tra le nostre fila. È una spia di Corrigan. L'ha detto la sfera di cristallo? Ammettilo, psicopatica. Sai che ho ragione. Qualunque premio cerchiate, non puoi pagarmi abbastanza, strega! Stiamo seguendo un segnale proveniente da oltre l'anomalia. Quando lo troveremo, ci ricollegheremo alla Flores e invieremo i pod di rifornimenti perduti. Tieni in vita il dottor Zaidi e chiudi quella stupida boccaccia. Avrai la tua parte di bottino. Ci stai? Incredibile, cazzo! Sì, lo so, è una rompipalle. Ma se le metti le mani addosso un'altra volta, io ti tiro sotto con questo blindato. Non penso che rimarrebbe qualcosa se la tiri sotto col blindato. Prima devi puntarla, però. Appunto. Ma tipo pure di patate, praticamente. Che cazzo è sto coso? Ah, ci si può parlare con lei? Con Blasi. Che cazzo? Che cazzo vuoi? Percepisco della tensione tra te e Chan. Beh, cazzo, perspicace. Hai anche tu le visioni come l'indovina? Proprio quello che ci mancava. Un altro fenomeno da baraccone. Senti, sono nata e cresciuta a Trenchtown. Mi sono fatta un culo così per arrivare dove sono. E quella stronza per lo più vede solo stronzate. Ma comunque, Corrigan mi costringe a inseguirla perché gli viene duro davanti ai mutanti magici. Che cazzata. Cosa fai di preciso per Corrigan? Tutto quello che non si può affidare alla carne da macello. Come dare la caccia a quella strega e riportarla qui. Quindi non vai in battaglia? Certo che vado in battaglia, ma non in prima fila. Lì ci mandano la carne da macello. Ok, che hai per me? Ah, perché lei vende le armi. Gliele posso vendere? C'ho un botto di... Che bella squadra di teste calde hai messo su. Beh, non mi piace annoiarmi. Ho una proposta per te. Magari vi tieni in vita un giorno in più. 100 euro e ti faccio scopare Max. Okay, mi diverto a ritoccare il mio equipaggiamento esattamente come voglio. E avrò un sacco di tempo a disposizione mentre sei via a far finta di salvare il mondo. Quando riparo una cosa, sono disposta a venderla al giusto prezzo. E io dovrei pagarti per spassartela con le armi. Ehi, è un buon lavoro. E si paga. Se non ti piace, non comprare. Posso mettere molto sulle armi. Ma voglio guadagnarci da questa spedizione suicida. Può essere. Vediamo. Oh no. Che cazzo mi vende questo? Vabbè ragazzi, stacco. Ci vediamo domani. Addio. Alla prossima. Questa lo vuoi prendere? Aumenta di 606 i danni dell'abilità. Potenza di fuoco, tempo di recupero, danni a lungo raggio. Vabbè, compro, c'è un botto di roba da dar via.
attenti. Salvi. Dai. La pompa faccio più del nitro. La Madonna, esagerata. Che cosa c'è? Minchia, 21.000 per un pezzo di armatura. Io ho preso una che costava 25.000. Tanto mo con tutte le cose che gli do sicuramente me li piglio con 25.000. Niente di interessante c'è questo. Io pensavo potessi mettere mod sulle armi. Fa come Red che dopo un po' più lento. Veste del patriarca, ma sai, sembrava tipo romano, sembrava i pettorali disegnati. Quanta cazzo di roba! Vedi tutti gli oggetti? Ho 97 oggetti, ho guadagnato 34.000. Minchia, e anche solo quelli. La pistola grosso calibro. Quanto vuoi? 7.000? Bene. Queste le ricompro. Per questo fiamme divoratrici non ne faccio un cazzo. 11.000. La vita però non aumenta, che non ho le cose giuste. Invece 22.000 con la secondaria. Invece qua ho da 8.28 a 9.12. Va bene, compra, ma costa 11.000 e basta.
peso, no? Ma solo così, perché è vero. Scherzo un po' in basso. Niente, no. Ok. Sì, sì. Ultima fermata prima della foresta, eh? Per fortuna il posto è deserto. Nessuno riderà di noi mentre andiamo a morire. È blindato comunque il mio. È blindato comunque il mio. Io ve lo dico. Se venite infettati dal fungo, non azzardatevi a vomitare nel blindato. Vi ho avvisati, eh? Vedi che non ci stiamo trovando dalla signora? Io ci sto parlando adesso con lui. Ah, perché bisogna parlarci? La penultima opzione in basso. Aspetta. Jacob, avevi ordini precisi. Non devi proseguire oltre. E chi guiderà questo cazzotissimo blindato se non io? Tranquilli, lo faccio io. Tu? Non ricordi nulla di ciò che ti ho insegnato. E perché partecipi a una missione suicida come questa? Perché sono convinta che là fuori ci sia un mondo migliore. Non importa dove andiamo. Tanto faremo sempre solo casini. Certo, con questo atteggiamento sì. Non sai di cosa parli. Io vedo lui che appoggia i piedi nel nulla. Nel vuoto. Si vede poi andare. Paura. Così almeno andiamo a vedere anche se è vita degli altri rider. Abbiamo un solo tentativo. Non vi mentirò. Probabilmente chiunque mi segua oggi finirà per morire. E poi saremo tutti a casa per Natale. Com'è che mi caccio sempre in queste situazioni? Se è del gesto che facciamo, un cazzo di clacson strano. Beh, merda, sì. Solo andata. Argento. Solo andata, niente di ritorno. La canzone di Judy Ferreri da sui tre. Oh, troviamoci un basi elettronico. Si torna nella foresta. Sì. Dove abbiamo visto tutti morire. Thank you.
Dai, è troppo brutto per essere Bamut. Ripariamo il depuratore! E a che serve, eh? Il blindato è fottuto! Ci pensiamo dopo, ora sigilla la porta! Non uscite fuori! Aspettate qui! Ecco perché c'è un soldato. La spirale è una sola. Eh sì. Allora aspetta, aspetta. Vediamo un po' la mappa. Ma dritta dritta. Se io invece faccio le dita degli altri. No, le dita degli altri è tutto in basso. Non c'è nessuno da uccidere. Nessun animale da cacciare al momento. Però mi sa che dobbiamo ammazzare per forza quel tizio lì per andare avanti. Eh sì, questo faccio, madonna, sono tutti. Vedi che anda ancora col joystick? Eh? Vedi che anda ancora col joystick? Sì. Pronto? Sì, sì. Dà fastidio sto cazzo di joystick, madonna mia. E ti devi accontentare perché purtroppo fanno i joystick del cazzo con il problema del drift e del merda. Sono tutti joystick. Che tempismo eccezionale. È tutto enorme. Ok, con lui l'ho stato colpito. Sì, è praticamente... Sì. Non puoi schivarlo, comunque. No, ok, se ti metti dietro le rocce puoi evitare. Lo cazzo sta andando? Dopo, no, riparati, riparati. Che cazzo? Mi sa che sta per urlare. Sì.
spararmi in testa. La testa lascia perdere. Più ti alzi più col coro. Praticamente dove c'è la carne scoperta gli si fa più danno.